quasi quelle parole fossero state una sentenza emessa a discapito della loro vittima, due fra i guerriglieri posti dietro la macinaria scattarono verso di lei in un gesto improvviso per afferrarla alle spalle, alle braccia, nel desiderio di catturarla, nella volontà di impedirle ogni possibilità di fuga dal destino a cui l'avevano votata. Ma dove essi si sarebbero attesi, da parte sua, una qualche ribellione, un qualche tentativo, pur vano, inutile, di evasione, la donna non offrì invece alcun movimento, alcuna emozione. Nella loro violenza, le sue braccia furono costrette ad aprirsi, lasciando precipitare a terra il proprio carico, il cesto di panni da lavare, prima strettamente sostenuto. Ciò nonostante, fatta eccezione per simile reazione fisica, impossibile da evitare, ella si dimostrò imperturbata e imperturbabile, ancora eretta e fiera fra loro, quasi non fosse preda, quanto, piuttosto, predatrice. «Volete vedere che questa cagna ha accettato di buon grado la nostra offerta?» domandò, ridendo sguaiatamente, l'uomo impegnatosi a stringere il braccio sinistro alla donna, strattonandola indietro, fraintendendo il significato intrinseco della replica, o meglio, dell'assenza di replica, da parte della loro prigioniera. «Forse, ha compreso, che se non si agita troppo potrà anche provare piacere. O forse è desiderosa di potersi deliziare, per la prima volta, con dei veri uomini e non mammalucchi poderasti.» «Ma cosa?» sussurrò, al contrario, il suo compagno, con aria preoccupata, nell'avvertire sotto il tocco delle proprie mani, chiuse attorno al braccio destro la medesima, non la morbidezza e il calore caratteristico della carne e attesa, quanto, invece, la robustezza e il gelo propri del metallo, imprevisto e inquietante. Nessuno ebbe comunque modo di prestare attenzione a quella reazione, nell'essere attratti, al contrario, dalle parole che pronunciò in quello stesso momento la mercenaria, proponendo ancora la propria voce e chiedendo, con tono freddo, controllato, quasi apatico, forse annoiato, nei confronti di quell'azione. «Ditemi, quando è previsto che possano arrivare?» «Chi?» replicò il carceriere alla sua mancina, non cogliendo il senso di quelle parole. «Gli uomini veri di cui ha parlato», sussurrò ella. Solo il capo del gruppo dei guerriglieri si poté allora accorgere della contrazione che subirono le pupille della donna, quasi scomparendo all'interno delle iridi di color ghiaccio. Quegli occhi, prima ammalianti nella loro esoticità, nella rarità di quella tonalità, nel loro incanto divino, si trasformarono, in quel momento, in qualcosa di ben diverso. Due pallidi specchi riflettenti a luce del sole, e insieme ad essa, i volti di tutti loro, distorti in maniera tale da assumere un pallore naturale, il candore tipico della morte. «Uccidetela!» gridò egli, spaventato a simile spettacolo. Quell'ordine, però, non riuscì a ricevere più attenzione di quanto prima non ne avesse ottenuta il sussurro dell'uomo alla destra della presunta prigioniera. Tardivo, purtroppo per i guerriglieri, si presentò infatti alle loro orecchie, offrendo modo alla mercenaria, in un fuggevole istante, nel tempo intercorrente tra idea e azione, di violare l'immobilità mantenuta fino a quel momento. Nel rianimare le proprie membra, Midda si mosse incredibilmente rapida e leggera, scattandoli indietro e ottenendo, in ciò, evasione ai propri due secondini, nello scegliere la sola direzione verso la quale alcuno avrebbe potuto immaginare ella avrebbe ardito di portare i propri passi, avrebbe avuto coraggio di spingere le proprie energie. Inattesa e imprevedibile, in quel momento la donna scivolò così letteralmente fra le mani della coppia, sfruttando a tal fine l'abbondanza delle proprie vesti, la morbidezza della stoffa del burka, utile a farla scorrere simile a cristallina acqua attraverso la già labile morsa imposta. E finalmente libera di agire e di colpire, la donna si limitò comunque a puntare semplicemente le palme delle mani contro le due schiene ora innanzi a sé, banalmente spingendo i due uomini in avanti e, in tal modo, completare un'abiezione di sbilanciamento già iniziata col proprio precedente atto. Entrambi i guerriglieri, in conseguenza di ciò, persero l'equilibrio, piombando rumorosamente al suolo, innanzi agli sguardi stupiti dei propri compagni,
sbalordimento naturale, legittimo, innegabile, per coloro che mai avevano ottenuto una simile risposta dalle proprie vittime, dalle malcapitate, che sotto le loro mani erano, sino a quel momento, state offerte da un impietoso fato. «Uccidetela! Uccidetela!» ripeté il capo del gruppo, sguainando in tale parole la propria sciabola, senza concedersi ulteriori esitazioni, altri dubbi. «Non è una schiave scialfica!» Imperturbabile, nonostante il pericolo rappresentato da 7 avversari, la donna guidò il proprio corpo, i propri arti, ad assumere una posizione di guardia, in gestualità ignote a quegli uomini, a quei combattenti, troppo abituati ad avere a che fare con semplici serve per poter sperare di riconoscere, identificare simile tecnica. Sicuramente meschini e crudeli, ma non stupidi, comunque, esse ascoltarono le nuove parole loro proposte e imitarono immediatamente l'esempio associato alle stesse. Una decina, fra sciabole, pugnali e ricurvi, furono pertanto lame sfoderate proposte, con rabbia, innanzi a quella nemica sconosciuta e imprevista, utile a concedere al gruppo nuova fiducia in sé, nelle proprie possibilità, in opposizione a chiunque si fosse celato sotto il burka scuro. Il primo a slanciarsi contro la figlia di Marmaev, tentando un affondo nella sua direzione, vide in questo tutta la propria enfasi scartata da un movimento agile, da un gesto rapido, tale da portarlo a spingersi senza controllo ben oltre il proprio obiettivo e lasciandolo, in conseguenza di ciò, scoperto innanzi ogni possibile controffensiva. Di simile imprudenza, fu la mano mancina della mercenaria ad approfittarne, guizzando simile serpente contro la gola del proprio nemico e serrandosi, di giunta, attorno a essa. Senza alcuna premura, le sue dita affondarono allora nella carne avversaria, riducendo l'uomo, in conseguenza, quale inerme vittima, impossibilitata non solo a muoversi, dove il minimo movimento avrebbe generato un dolore privo d'eguali, ma anche, semplicemente, a respirare. In suo soccorso, senza alcun ripensamento, si gettò un compagno. Egli tentò pertanto un fendente nel lasciar precipitare la propria spada dall'alto verso il basso della traiettoria del capo mercenario, concedendolo un'offesa che l'avrebbe imposto sicuramente la morte, se solo, in opposizione al medesimo, la mano destra della stessa non si fosse levata verso il cielo, a fermare quella discesa, ad arrestare la violenza così ipotizzata. E la spada, incredibilmente, nulla poté contro quel braccio, quella mano, dal momento in cui essa non era costituita da debole carne, ma da solida corazza, in virtù della quale la morte, per lei, era stata scongiurata numerose volte in passato. Metallica, così, fu la vibrazione che derivò da quell'impatto, risuonando del tutto equivalente al ritocco di una campana d'allarme all'attenzione dell'intero gruppo, e alcuno fra essi poté, a quel punto, evitare di osservare l'immagine offerta innanzi ai loro occhi con un primo sentimento di inquietudine, se non, esplicitamente, di panico. «Sei un djinn!» balbettò colui la cui lama era trattenuta nella mano destra di Midda. «Sbagliato! E se mi permetti, siete tutti a dir poco grotteschi!» rispose ella con assoluta tranquillità, puntando i propri occhi di ghiaccio nella direzione dell'interlocutore innanzi a sé, senza allentare la presa sulla sua spada o sul collo del suo degno compagno. «Vorreste violentare una donna solo perché indossa un burka? E poi, al primo segno di pericolo, invocate subito degli spiriti maligni appartenenti alla religione che osteggiate!» «Non è un djinn, è una cagna occidentale!» gridò il capo, spingendo altri due fra i suoi uomini in avanti, nella direzione dell'avversaria, per costringerli ad affrontarla. «Avanti! Ammazzatela!»